Buongiorno e benvenuti in questa nuova diretta dove insieme possiamo cercare il volto del Signore. Buongiorno a tutti quelli che ogni mattina aspettano il devozionale delle 9:30 per cercare il Signore. Vi ringrazio anche a nome di tutti i fratelli che lavorano dietro le quinte perché veramente anche i vostri messaggi di benedizione, ogni volta che ci scrivete dei messaggini dove ci benedite, pregate per noi, ci sostenete in tutti i modi possibili. Per noi è un grande incoraggiamento. Quindi grazie a nome di Parole di Vita. Dio benedica tutti quelli che sono connessi in questo momento. Dio benedica tutti quelli che in questo momento decideranno di condividere questa live in modo che più persone siano raggiunte, perché in realtà il nostro scopo è proprio quello di attirare anime a Cristo. Noi le attiriamo. Lo Spirito Santo le convince. Ognuno di noi fa il suo compito. Noi le attiriamo con la parola di Dio, quindi annunciamo la buona notizia, la buona novella. Lo Spirito Santo poi raggiunge i cuori, li convince, li tocca le loro vite e li fa arrendere al Signore. Quindi vogliamo chiedere anche stamattina, come facciamo sempre, che lo Spirito Santo possa prendere il comando. Se il Signore non interviene nell'opera che noi facciamo per Lui, noi non possiamo fare nulla e tutto quello che noi intraprendiamo a fare non avrà mai successo. E se anche successo può sembrare una parola poco spirituale, vi dico che è scritto nella Bibbia. Infatti c'è scritto affida a Dio i tuoi progetti ed avrai successo in ogni cosa. Quindi affida a Dio i tuoi progetti e noi stamattina vogliamo affidare a Dio la nostra iniziativa. Anche quando condividiamo, anche quando invitiamo qualcuno a seguire parole di vita, vogliamo dire proprio Signore, benedici questa piccola azione, questo piccolo gesto, fa che altre persone possano essere raggiunte da te. Signore, fa che tutti noi possiamo avere lo stesso cuore, lo stesso sentimento di attirare persone a te. Bene, stamattina quindi vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo chiedere a Dio la benedizione sulle nostre vite. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore. È bello, Signore, sapere che tu hai sempre tempo per noi. Mentre i potenti di questa terra, mentre le persone che si credono importanti su questa terra non hanno mai tempo per noi, noi sappiamo, Signore, che tu hai sempre tempo per i tuoi figli. E questo ci fa sentire onorati, ma soprattutto, Signore, la tua attenzione ci fa sentire amati, dolcemente amati, e fa che ognuno di noi possa apprezzare la bellezza di accostarsi a te. Noi ti vogliamo chiedere in questo momento, tutti insieme, così come siamo riuniti, ognuno a casa sua oppure sul posto di lavoro, Signore, di preparare i nostri cuori, affinché noi possiamo avere l'attitudine giusta per ricevere le tue benedizioni. Aiutaci a cercarti con tutto il cuore, affinché nel nostro cuore ci possa essere il desiderio di riceverti, di cercarti, Signore, di fare la tua volontà. Togli da noi ogni impurità, togli da noi ogni pensiero che non viene da te. Togli da noi, Signore, ogni pensiero che disturba. Noi sappiamo, Signore, che a volte arrivano dei dardi infuocati nella nostra. Il nemico, Signore, si anda a vedere per distogliere. Ma noi in questo momento vogliamo veramente con tutto il cuore, con tutta la forza e anche con tutta la mente cercare te, Signore, perché ti amiamo. Aiutaci veramente a realizzare la tua meravigliosa presenza. Abbassa carne e sangue, Signore, fa che il tuo Santo Spirito si possa muovere in libertà. Nel nome di Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen. Bene, gloria a Dio. Stamattina il versetto del calendario lo troviamo in Giudici, capitolo 13, verso 8. Allora Manoah supplicò il Signore e disse: Signore, ti prego che l'uomo di Dio che ci avevi mandato torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà. Se vi ricordate, già abbiamo meditato abbastanza, anche insieme al fratello Michele, intorno alla vita di Sansone, che fu un bel momento perché il Signore ci illuminò. Ma oggi il versetto del calendario ci propone non la vita di Sansone, ma quello che accade ancora prima che nascesse Sansone. Allora, innanzitutto vogliamo vedere il contesto. Qui queste parole furono rivolte dal papà di Sansone. E fu una preghiera dopo che l'angelo del Signore visitò la moglie di Manoah che si trovava nei campi. Quindi, se ne leggiamo un poco prima,
C'è scritto che i figli di Israele continuarono, dal verso primo, che continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. Ho voluto leggere questo primo verso perché è importante comprendere che Dio comunque si muove anche se la gente continua a fare del male. E ai tempi d'oggi non è cambiato molto, non è mai cambiato. Noi viviamo una generazione dove l'inclinazione è sempre quella di fare il male, quindi continuamente non c'è mai stato un tempo dove gli uomini su questa terra si sono comportati in modo da onorare Dio, ma sempre hanno avuto la tendenza di comportarsi male. E Dio gli permise 40 anni di oppressione da parte dei Filistei. Allora, 40 nella Bibbia è anche un numero simbolico che sta ad indicare un tempo molto lungo. 40 sta ad indicare un tempo di attesa. Vi ricordate anche Noè? Stette nell'arca 40 giorni e 40 notti, e poi ancora dovette attendere altri 40 giorni dopo che il diluvio cessò. Ma i 40 giorni, per esempio, è anche un tempo di purificazione. Vi ricordate quando i Niniviti fecero un digiuno e per 40 giorni aspettavano il giudizio di Dio che poi non fu, non andò più in atto, quindi anche un tempo di purificazione. I 40 giorni, per esempio, è un tempo di decisioni, è un tempo di azioni. Ricordate Mosè, ogni 40 anni, 40 anni, a 40 anni fu scelto dal Signore, quindi il Signore lasciò la casa della madre che l'aveva cresciuto, poi 40 anni nel deserto, 40 anni, è tutto un lasso di 40 anni, tre tempi di 40 anni, quindi anche significa un tempo di attesa. Ora, oggi noi vogliamo prendere questo simbolo di 40, anche se noi stiamo vivendo in un mondo dove continua il male ad andare avanti, noi dobbiamo essere come Sansone. È un Nazireo, un appartato. Il male, il mondo continua a giacere nel male, il male avanza, ma noi, anche se stiamo pagando la conseguenza degli errori, della decaduta dell'uomo, perché in realtà se il mondo giace nel maligno è perché l'essere umano è decaduto, ma sappiamo che questo tempo per noi può essere un tempo di purificazione per qualcuno, un tempo di decisione, un tempo di attesa, però sappiamo che anche se per noi sembra che non accada nulla, Dio si muove. Infatti, in questi 40 anni, che cosa succede? Che Manoah e la sua famiglia vengono visitati da quest'angelo. Ed è bello perché noi vediamo che questa donna, mentre sta nei campi, viene visitata dall'angelo del Signore, il quale gli dice: tu sei sterile, non hai figli. Dice al versetto 3, l'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Alleluia per il mal di Dio, perché mentre i medici oggi dicono a te e dicono forse a me e a qualcun altro, per questa malattia non c'è rimedio, per questo problema non c'è rimedio, se arriva il mal di Dio, allora tutto cambia. Tu sei sterile, è un dato di fatto, ma la verità è che se Dio parla, le cose possono cambiare. Quindi quello che è verità, quelle che sono le realtà che noi viviamo, possono diventare le verità che noi possiamo conquistare in Dio. Se il Signore parla nella nostra vita, nonostante tutto, nonostante quello che si dice di noi, nonostante il decreto che ha dato un medico sulla nostra vita, ma se arriva il ma di Dio, allora tutto cambia. Quindi vogliamo già prendere per fede questa parola. Signore, pronuncia il tuo ma stamattina. Pronuncia il tuo ma per le nostre situazioni impossibili. Signore, mandaci il tuo ma, il ma di Dio per la mia vita. Signore, voglio il ma. Mentre gli uomini dicono qualcosa, tu fai tutt'altro. Mentre gli uomini hanno decretato, tu hai decretato ancora tutt'altra cosa per la mia vita. Quindi quando il Signore arriva con il suo ma, l'unica cosa che dobbiamo fare, sapete qual è? È credere. Infatti, quando questa donna ricevette questa parola, e poi continuò, gli diede degli insegnamenti, gli diede delle istruzioni e disse: ora guardati tu dal bere vino e bevanda alcolica e non mangiare nessuna cosa impura, poiché
Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio su questa, sulla quale testa non passerai da sole, perché il bambino sarà un Nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei. Madonna andò subito da suo marito un uomo e disse: un uomo di Dio è venuto da me avendo l'aspetto dell'angelo di Dio. Davvero tremendo. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha detto il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. E gli ripetette preciso, preciso tutto quello che l'angelo gli aveva detto. È bello perché il Signore gli dà anche delle indicazioni. Innanzitutto, questa donna viene visitata dall'angelo, proprio come Maria fu visitata dall'angelo, e lei riceve quella parola per fede. Se avete notato, non contesta, proprio come Maria, non mette in dubbio, proprio come Maria quando ricevette l'angelo che gli annunciò della nascita del Messia, di Cristo. Lei non ha messo in dubbio, ha ricevuto la parola. Quindi il primo insegnamento che il Signore ci vuole dare stamattina allo Spirito Santo è: quando arriva il ma di Dio, non mettere dubbi, non mettere il ma tuo, perché il ma tuo annulla il ma di Dio. E allora il ma di Dio deve essere annullato dal ma tuo. Ora pensa un attimo se quell'angelo nel momento in cui gli avesse dato la notizia, lei cominciava a dire: ma io sono, e sono tanti anni che ci provo, ma mi hanno detto, ma io, ma quel ma deve scomparire dal nostro vocabolario. Quando il Signore parla, deve scomparire il nostro ma, perché se il ma l'ha pronunciato Dio, allora quelle cose si avvereranno. Noi vogliamo prendere la parola, vogliamo ricevere la parola profetica. Quando il Signore ci parla, quando il Signore ci ha dato un rema, quando il Signore ci ha dato delle indicazioni, noi vogliamo prendere così. Questa donna va da suo marito e gli racconta tutto quello che l'angelo gli aveva detto, senza dimenticarsi nulla, senza trascurare nessun dettaglio, pari pari. Se voi leggete, questa donna pari pari riporta le parole a suo marito. Ecco che arriviamo dunque al Dio oggi. Quindi che cosa succede? Che quest'uomo fa la preghiera e dice: allora Manoa supplica il Signore e disse: Signore, ti prego, fa che quell'uomo torni di nuovo. Bello, perché io leggendo la parola di Dio, non l'avevo mai notato questo particolare, però c'è scritto: Dio esaudì la richiesta di Manoa e lui apparve di nuovo alla donna. E non apparve a Manoa, apparve di nuovo alla donna. E mi sono chiesta: Signore, ieri, mentre pensavo a questo verso, pregavo, dicevo: fammi capire, Signore, perché sei apparso di nuovo alla donna? Lo Spirito Santo mi faceva comprendere che quando Dio vuole iniziare un'opera nelle nostre vite, parla a noi direttamente. Attenzione a credere a quelli che ricevono parole per te. Possono ricevere parole per te solo per confermare quello che tu già hai ricevuto, ma nessuno può ricevere le parole a posto tuo. Se il Signore ha deciso di fecondare, di iniziare attraverso di te un'opera straordinaria, se il Signore ha deciso di mandare te, se il Signore ti ha scelto, lui parlerà direttamente a te. Quindi lo Spirito Santo che cosa fa? Ti parla e ti rivela la sua parola in un modo straordinario. E come fa? Noi non lo sappiamo. A volte si usa di una parola mentre leggiamo la parola di Dio, a volte ascoltiamo una predicazione, a volte proprio ascoltiamo la voce dello Spirito dentro di noi. Come fa? Noi non sempre lo sappiamo, ma una cosa è sicura: quando il Signore ci parla, noi abbiamo la certezza che ci ha parlato. E allora il Signore parlerà direttamente a te. Manderà forse qualcuno ad aggiungere delle conferme, ma parlerà sicuramente a te. Quindi lo Spirito Santo mi faceva comprendere che l'angelo del Signore è tornato di nuovo alla donna, perché lei doveva essere quella che portava il frutto nel suo grembo. Quindi il Signore parlerà direttamente alla persona interessata, non bypassa mai nessuno, lui non fa differenze di genere, lui non fa differenze di ruoli, il Signore parla direttamente. Lui non è come gli uomini che soffre di simpatia, antipatia, lui non è come gli uomini che soffre di gerarchie, lui non soffre come gli uomini, non fa differenze tra gli uomini. Lui ha un padre, ama tutti allo stesso modo e porta un grande rispetto per la volontà dei suoi figli. Quindi è bello vedere che Manoah supplica il Signore e l'angelo torna di nuovo da questa donna. Quindi Dio non si è sbagliato. Voleva parlare proprio con lei,
non voleva parlare con un'altra persona, con il marito, ma voleva parlare proprio con lei. Quindi il signore torna di nuovo lì e vediamo che Manoa fa quasi una domanda inutile, perché in realtà le indicazioni gli sono state già date. E allora lui dice: cosa dobbiamo fare per questo bambino che nasce, che deve nascere? E vediamo che l'angelo ripete pari pari quello che già ha detto la donna. Questo per noi deve assumere un grande significato, perché la parola di Dio non cambia mai. Non è che il Signore cambia parola, non è che il Signore se parla a me una parola, se parla a te un'altra parola. La parola del Signore dura in eterno, quindi lui usa le stesse parole. Quindi l'angelo del Signore ripete le stesse cose anche a Manoa. Ma sapete una cosa, per chi mi piace tanto la preghiera di Manoa? Se è vero che l'angelo del Signore, no? Come penso che molti che stanno seguendo questa diretta sanno, che l'angelo che si presentò a questa donna non era altro che Gesù. Infatti in Isaia 9,6 c'è scritto: sarà chiamato meraviglioso, consigliere ammirabile. Infatti quando Manoa gli chiese: come ti chiami? Lui rispose: perché vuoi sapere il mio nome? Esse è meraviglioso. E quindi noi sappiamo che Gesù appare proprio direttamente a queste persone. Però riflettiamo un attimo su questa cosa. È stato bello che Manoa ha supplicato il Signore nonostante avesse già creduto le parole della moglie. Attenzione, lui non ha messo in dubbio, tant'è che quando ha incontrato di nuovo quest'uomo, per la seconda volta il Signore esaudisce la preghiera di Manoè, quindi per la seconda volta ecco che si presenta l'angelo del Signore, e vediamo che quest'uomo chiede insistentemente di vederlo. E se è vero che Gesù rappresenta, che l'angelo è Gesù, è vero anche che ognuno di noi deve desiderare con tutto il cuore di ricevere rivelazioni personali. Quest'uomo non aveva messo in dubbio le parole della moglie, ma quello che lui voleva è ricevere quelle parole direttamente. Il grande insegnamento che il Signore ci dà: non ti accontentare delle rivelazioni che ricevono gli altri. Devi supplicare il Signore, perché devi chiedere rivelazione personalmente. Non ti fidare nemmeno delle rivelazioni che il Signore ha dato a tuo marito o a tua moglie, ma chiedi personalmente. Quest'uomo ha tenuto grande considerazione questa donna e non ha dubitato affatto. Quando ha incontrato l'angelo, ha detto: cosa si troverà a fare a questo bambino? Non ha detto: è vero quello che gli hai detto a mia moglie, è vero che partorirà un bambino, hai considerato che sono tanti anni che non riusciamo ad avere bambini. Lui non ha messo affatto in dubbio, ha creduto quello che lui voleva. Le suppliche che ha rivolto Manoa è perché voleva un incontro personale, voleva ricevere rivelazione personale. Gesù disse: è bene che io me ne vada, ricordate? Perché verrà presso di voi un altro consolatore, lo Spirito Santo, e lui vi insegnerà ogni cosa. Ricordate le parole di Manoa? Disse: insegnaci come ci dobbiamo comportare con questo bambino. E oggi noi dobbiamo supplicare al Signore: Signore, mandaci il Consolatore, mandaci lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci insegna intorno a ogni cosa. Che nessuno si accontenti di avere una guida ripiena di Spirito Santo o un fratello ripieno di Spirito, ma ognuno di noi deve desiderare la pienezza dello Spirito Santo. Quindi supplica il Signore, proprio come fece Manoa. Dice: Signore, io voglio rivelazioni personali affinché mi istruisca intorno ad ogni cosa. Se è vero che Manoa supplicava l'Eterno per ricevere di nuovo la visita dell'uomo di Dio, perché lui non ancora aveva capito che si trattasse di Dio che si stava manifestando in quel momento, è vero anche che lui non aveva lo Spirito Santo, ma noi oggi abbiamo lo Spirito Santo, dobbiamo desiderare. E se ancora non hai ricevuto pienezza di Spirito Santo, stamattina ti voglio proprio stimolare a chiedere la pienezza dello Spirito Santo. Così tu potrai chiedere a Dio: Signore, riempimi di Spirito Santo affinché esso mi insegni ogni cosa intorno a quello che tu mi hai donato. Perché quel frutto che portava in grembo la moglie di Manoa può rappresentare il tuo ministero, può rappresentare la tua chiamata, il tuo bisogno di istruzione. Non basta la chiamata, non basta ascoltare la voce di Dio, non basta sentire un angelo che ti dice, un angelo parafrasando
che ti dice: sei stato chiamato e devi fare questa cosa. Tu hai bisogno della pienezza, la pienezza dello Spirito Santo che ti spinga intorno ad ogni cosa. Tu hai bisogno di ricevere rivelazioni personali. Non puoi dipendere da altri, non puoi dipendere nemmeno dal tuo coniuge. Tu hai bisogno di rivelazioni personali perché il Signore attraverso di te vuole fare, e tu hai bisogno che Dio ti dia le istruzioni. Insegnaci, Signore. Questa fu la preghiera di Manoah. Insegnaci, Signore. Vogliamo essere di quelli che pendono dalle labbra di Dio per comprendere come si devono muovere. Quindi se il Signore ti sta visitando, se il Signore ti ha parlato, se il Signore ti ha mandato, se il Signore ha detto che attraverso di te farà un'opera straordinaria, ora quello che devi bramare con tutto il tuo cuore e devi supplicare come Manoah di ricevere questa pienezza. E questa donna ha ricevuto, oltre alla parola da parte dell'angelo, anche delle indicazioni personali. Il figlio era un nazireo, prevedeva una vita appartata. Ma anche questa donna riceve le stesse indicazioni. Tu che sei stato chiamato, tu che sei stato scelto, se su di te il Signore ha rivolto una chiamata speciale, tu sai che questa parola è per te. Sappi che anche la tua vita, fin da ora, anche se ancora non vedi il frutto, anche se ancora non vedi il bambino, deve essere una vita appartata. Quindi anche questa donna incominciò a non bere più bevande alcoliche e a mantenersi pura. Vi ricordate anche Maria, non aspetta con suo marito fino a che non nacque Gesù. Una vita appartata, una vita consacrata. Il Signore stamattina sta chiedendo in modo particolare a quelli che hanno una chiamata sulla loro vita a prendersi un tempo per appartarsi, perché hanno bisogno di consacrazione. E nel momento in cui tu prendi questo tempo dove ti puoi appartare, anche se vivi in mezzo a un po', ci pensate i filistei, in realtà non vivevano fuori dal territorio di Israele, ma vivevano nel territorio di Israele. Quelle persone, Manoah e sua moglie, potevano farsi condizionare dall'andazzo di quel popolo. Eppure sono state delle persone timorate di Dio e l'hanno dimostrato anche più avanti che loro avevano timore del Signore. Già il fatto stesso che il Signore decida di visitarli vuol dire che erano dei timorati di Dio in mezzo a un popolo che non si comportava come si doveva comportare. Quindi il loro cuore già era appartato per Dio, già avevano desiderio di fare la volontà di Dio. Ma vogliamo riflettere insieme, perché forse qualcuno potrebbe dire ma mi viene difficile fare e appartarmi, perché io vivo in un contesto veramente difficile dove le persone intorno a me sono cattive oppure mi contrastano, mi perseguitano. Tu devi soltanto pensare che questi due stati, Manoah e sua moglie, vivevano nel territorio sì di Israele, ma con loro insediati, c'erano i loro oppressori, quindi i filistei. I filistei vivevano con loro nella terra promessa. I filistei vivevano insieme a loro e li opprimevano. Questo che cosa significa? Che tante volte noi restiamo sempre meravigliati, sbalorditi, perché le difficoltà, gli attacchi, le persecuzioni, le oppressioni vengono da dentro, proprio dentro il nostro territorio. E ci aspettiamo sempre che venga da fuori. Vabbè, fosse venuto da fuori. Vi ricordate anche Davide, come disse nel Salmo: sei stato mio nemico, ma sei stato tu l'amico mio che mangiavi con me, che insieme andavamo a casa dell'Eterno per allegrarci insieme. Noi non ci dobbiamo più meravigliare che tante volte proprio da dentro, nel nostro territorio, ci sono delle persone che cercano in tutti i modi di opprimerci, di perseguitarci. Ma nonostante tutto, ecco che Manoah e sua moglie che fanno la differenza. E inizia in attraverso di loro, attraverso la loro obbedienza, attraverso il timore che avevano del Signore, la liberazione di Israele. Allora il Signore stamattina ci sta proprio chiedendo di rimanere fedeli a Lui, anche quando nel territorio dove sei c'è tanta cattiveria, c'è tanta infedeltà. Il Signore ci sta chiedendo di rimanere fedeli, perché al momento opportuno, proprio quando anche tu sei colpito dalla sterilità spirituale, non porti frutto perché
stando in un popolo corrotto, dove c'è sempre con peccato, contaminazione, probabilmente tu sei rimasto sterile, ma questo è per un tempo. Se tu nel tuo cuore hai timore per il Signore e ancora rivolto verso Dio, il Signore da te cancellerà la parola sterilità spirituale e Lui ti farà prosperare, il Signore ti benedirà e ti farà portare frutto per la sua gloria e tutti vedranno quello che il Signore farà attraverso di te. Quello che il Signore vuole dire è soltanto la nostra fermezza nei sentimenti. Vogliamo rimanere fermi in Lui, vogliamo continuare a contare, vogliamo continuare ad onorare il Signore. E allora il Signore a tempo opportuno ci visiterà e metterà un fine. È bello pensare che ci sono, c'è un lasso di tempo, perché se vede qui 40, come abbiamo detto all'inizio, significa attesa, purificazione, azione, decisioni. È vero anche che il tempo di attesa ci indica anche che Dio mette un punto, c'è sempre un fine, basta, il Signore non si dimentica dei suoi figli, quindi anche se noi stiamo pagando la conseguenza della decaduta, se anche se noi stiamo pagando la conseguenza di alcune scelte sbagliate, il Signore però ha già deciso di mettere un punto, inizia proprio così il capitolo, diede per 40 anni nelle mani dei Filistei, aveva già deciso anche il giorno dove mettere fine. Perché non è per sempre, il Signore non ci vuole vedere distrutti. Anche se il Signore permette delle cose nella nostra vita, sono sempre soltanto bene. Appunto, che sia un tempo, i nostri 40 anni simbolici, dove noi vogliamo veramente purificarci, appartarci, dedicarci all'opera di Dio, prendere delle decisioni coraggiose, perché anche 40, questo tempo di decisioni coraggiose, che il Signore veramente ci aiuti a far diventare nostra questa parola. Ma soprattutto, come abbiamo detto prima, vogliamo concludere con il versetto di oggi, vogliamo come Manoah supplicare il Signore, Signore, fa che noi facciamo diversa la preghiera perché oggi abbiamo lo Spirito Santo. Signore, fammi ricevere la pienezza dello Spirito Santo affinché mi dia istruzioni, ma che devo fare in base alla chiamata che abbiamo ricevuto, quindi chiedi con tutto il cuore pienezza di Spirito Santo, l'unico che ci può dare indicazioni, ci può insegnare e ci può ammonire e ci può guidare la pienezza dello Spirito Santo per noi è tutto. E vogliamo fare la differenza anche in un mondo che si comporta in tutt'altro modo, anche se intorno a noi ci sono delle persone che non onorano il Signore e ne vogliamo risplendere. E vogliamo fare la differenza con la nostra condotta. Bene, ringrazio il Signore stamattina per questa parola, lo ringrazio personalmente perché incoraggia anche la mia vita e sono sicura che il Signore ha incoraggiato anche la vostra vita. Io chiedere alla regia se ci sono delle richieste di preghiera, intanto vediamo anche da qui. Ecco qua, sì. Allora, preghiamo per Anna, per sua madre Nunzia. Aurora per Letizia, Giuseppe per la sua mente, Mariangela per la vita di Ivana, Sonia per la sua vita professionale, Angela per Francesca, una ragazza che si trova in terapia intensiva, Vilma per sua sorella, Maria per la liberazione del figlio di Giuseppe, Silvia per la vita di suo figlio e vorrei aggiungere anche per Marietta, per un problema che sta affrontando, Dio conosce ogni cosa. E vogliamo anche aggiungere le richieste di preghiera per quelli che non hanno avuto modo di scrivere oppure per timidezza non hanno scritto. Ma noi sappiamo che il Signore conosce la preghiera del tuo cuore. Chissà quante volte per timidezza la mamma di Sansone non ha parlato della sua sterilità e del suo problema, ma il Signore conosceva l'intimo del suo cuore. Quindi se c'è qualcuno stamattina che ha un problema, che si vergogna anche a parlarne con altri perché le crea imbarazzo, le crea tristezza, sappi che il Signore conosce il desiderio del tuo cuore, quindi se in questo momento tu hai bisogno della visita dello Spirito Santo, di una parola che viene direttamente a te, che ti incoraggia, che ti dà forza e che nessuno conosce, e allora sappi che il Signore la conosce e stamattina lui ti manda una parola, non attraverso un angelo, ma le nostre bocche sono prestate allo Spirito Santo. Il Signore ti manda una parola per incoraggiarti e ti dice: io conosco la tua sterilità, io conosco il tuo problema, io so che c'è un problema dove io ho detto che non c'è nulla da fare,
Io lo so che tu stai vivendo una situazione che tu pensi che sia irreversibile, ma il Signore ti dice stamattina, credi e vedrai la gloria di Dio. E noi vogliamo accostarci al Signore, vogliamo presentare le nostre richieste di preghiera con piena fiducia, sapendo che Lui non soltanto ha avuto cuore e tenerezza per la mamma di Sansone, ma anche per noi, il Signore ha un cuore di pieno d'amore per noi, di tenerezza e di compassione. Quindi vogliamo accostarci a Lui e pregare e innalzare il nome del Signore e presentare le richieste. Padre, noi veniamo a te nel nome meraviglioso di Gesù, l'ammirabile, il Dio potente, quello che ci ha salvato, che ha dato la sua vita per noi. Noi per il sangue di Gesù ci possiamo presentare a te, purificati. Signore, grazie per i tempi di attesa, dove tu ci aiuti, Signore, a riflettere, dove tu ci aiuti, Signore, a prendere delle decisioni, dove tu ci fai maturare. Signore, grazie per i tempi di attesa, dove noi abbiamo il tempo di prendere consapevolezza dei nostri limiti e dei nostri punti di forza. Signore, grazie per quello che tu ci concedi, grazie per la tua presenza nelle nostre vite. Voglio chiedere, Signore, in un modo particolare stamattina, voglio supplicare, come fece Manoah, di riempire di Spirito Santo tutti quelli che in questo momento lo desiderano, affinché possano ricevere istruzioni sul dono che stanno per ricevere. Signore, aiutaci. Abbiamo bisogno di te in ogni cosa, abbiamo bisogno di te. Ti prego, Signore, ancora di toccare tutti i corpi malati. Tu conosci ogni situazione, tu conosci ogni necessità, tu conosci ogni situazione difficile, Signore, ti prego di ancora di consolare, Signore, quelli che sono nel lutto, nel nome di Gesù. Padre, ti chiedo di toccare, Signore, quella che ne ha bisogno di un tocco particolare. Ancora, Padre, ti chiedo che la tua parola possa arrivare ai cuori, Signore, quelli più duri, e possa conquistarli a te. Noi affidiamo ogni cosa a te, Signore. Noi siamo poca cosa, siamo soltanto strumenti. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo convinca i cuori, Signore, e che operi in un modo straordinario. Signore, uniscici, legaci l'uno all'altro, poi veramente ci possiamo amare di più, possiamo portare i pesi l'uno dell'altro. Togli da noi ogni sentimento carnale, ogni sentimento umano che non ti onora, Signore, proprio veramente dall'amore, Signore, che ci portiamo gli uni gli altri. Il mondo, quelli che non conoscono l'amore, che cos'è? Possano riconoscere che siamo figli tuoi, dall'amore, Signore, che ci portiamo l'un l'altro. Signore, ancora ti prego una benedizione particolare per il proseguo della giornata, tutto quello che faremo che porti gloria al tuo nome, tutto quello che diremo, Signore, che innalzi il tuo nome. Benedici le nostre famiglie, i nostri figli, preservali dal male. Noi li affidiamo a te perché sappiamo che tu, Signore, li ami più di noi. Li vogliamo presentare nelle tue mani, ti chiediamo, allontana da loro il male. Ogni influenza negativa nel nome di Gesù, preservali, Signore, fa che veramente possano crescere appartati, proprio come Sansone. Signore, anche noi vogliamo consacrare i nostri figli a te, anche se ci sono delle donne che in questo momento sono in uno stato interessante. Signore, benedici il frutto del loro grembo e fa che dal momento in cui loro scoprono, Signore, del figlio che portano in grembo, possano già amare e che ogni mamma possa consacrare fin da ora, Signore, ogni figlio a te. E se anche sono grandi, Signore, noi li vogliamo presentare a te, ti vogliamo chiedere, Signore, attirali a te con cuore e amore. Noi sappiamo che tu puoi fare ogni cosa, puoi recuperare anche l'irrecuperabile, dove gli uomini hanno detto non c'è niente da fare, è testardo, è testarda. Oh, Signore, ma noi sappiamo che per te nulla è troppo difficile, quindi ti vogliamo chiedere nel nome di Gesù, rispondi ad ogni preghiera. Nel nome potente di Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Io sono sicura e penso che anche voi, che il Signore ha ascoltato le nostre preghiere. Sono fiduciosa che il nostro Dio sia parlato. Non è giusto per parlare come fanno gli uomini, ma quando vi parla la sua parola ha l'effetto. E io voglio testimoniare insieme a voi che il Signore ha operato. Scriviti se il Signore ti ha dato una parola particolare, annota nella tua Bibbia la data, quello che il Signore ti fa sentire nel cuore, continua a pregare, annota perché il Signore non mente, non è come gli uomini, egli opera e fa cose straordinarie. Bene, vi ricordo che tra un po' c'è la voce del pastore alle 10:30, quindi non andate via, c'è ancora la possibilità di ascoltare il Signore cosa ha da dirci.
verso a mezzogiorno invece ci sarà un contenuto di review. Subito dopo review ci sarà la replica di questo numero. Quindi, se qualche vostro amico ci segue dalla TV, può seguirlo, oppure voi stessi avete visto, avete seguito a metà puntata o puntata iniziata, potete rivederla di nuovo intorno alle ore 13. Oggi ci sarà un contenuto anche di Donne di Fede alle ore 14 fino a stasera, che ci saranno tantissime dirette una dietro l'altra. Dio vi benedica, continuate a pregare per noi, continuate che Dio ci sostenga, ci porta avanti per l'avanzamento del suo regno. Tutto quello che facciamo qui a Parole di Vita è per annunciare sempre di più la buona notizia. Ci vediamo Dio piacendo domani mattina sempre alle 9:30. Benedizioni.